primo, c'è un problema di credibilità. Adesso diciamo le cose come stanno, no? Lo dico ai miei colleghi con cui faremo assieme la battaglia e che però a differenza mia stanno al governo. C'è un problema di credibilità, perché non esiste al mondo che il governo firma un patto con le organizzazioni sindacali che dice delle cose e traccia una strada. Adesso poi si può discutere tutto bene, tutto male, una strada diciamo positiva che indica la fuoriuscita da una condizione che storicamente riproduce precarietà, imbuto, danni alla scuola in tutte le sue dimensioni. Chi ci lavora, lavoratori, lavoratrici, insegnanti, personale ATA, chi dentro la scuola si forma, gli studenti. La scuola è lo specchio della società, no? Non si può fare di firmare un patto e poi fare due ore dopo un decreto che contraddice sistematicamente buona parte delle cose che in quel patto stanno scritte. Questo è il primo problema. Ed è un problema serio, badate, perché la credibilità nella relazione tra governo, cioè tra chi decide, e forze sociali, cioè chi rappresenta il lavoro, è una cosa seria. Erano le morti sul lavoro, chiudi prima, e non era questo atteggiamento nei confronti della scuola pubblica. Come sindacati abbiamo fatto il nostro lavoro, quello che potevamo fare al meglio, in un anno difficile per tutti. A marzo dello scorso anno, prima che iniziasse la pandemia, avevamo deciso di proclamare uno sciopero generale per i precari, ma l'idea che avevamo era continuare per arrivare ad una mobilitazione generale di tutta la scuola. Sapevamo che le risposte che il governo stava dando erano sbagliate, sapevamo che si stava costruendo di nuovo una ideologia contro la scuola pubblica, una ideologia che vuole rappresentare i precari come beneficiari di un regalo, una ideologia per cui gli investimenti nella scuola in realtà sono spese. Volevamo costruire questo percorso, poi è arrivata la pandemia. Abbiamo conosciuto la didattica a distanza, abbiamo conosciuto l'impegno della scuola che non era dato per scontato, anzi è stato detto di tutto. Io voglio invitarvi a rileggere gli editoriali di blasonati editorialisti contro la scuola, contro di voi, rappresentati come fannulloni. Dicevano che non stavate lavorando, dicevano che in realtà stavate rubando lo stipendio. È accaduto 6 mesi fa, si è aperto l'anno scolastico, non ci hanno ascoltato, centinaia di migliaia di precari, chiusure e aperture della scuola senza senso, senza dati, e quando bisognava chiuderla era aperta, e quando bisognava lasciarla aperta era chiusa. Una cosa senza una logica. Poi cambia l'ennesimo governo. Ci confrontiamo, spieghiamo al Presidente del Consiglio che è appena arrivato, come prima idea ha suggerito di modificare il calendario scolastico, nella convinzione, suggeritagli da qualcuno, che non lavorate. Gli abbiamo spiegato che era sbagliato. Abbiamo incontrato il Ministro Bianchi, abbiamo discusso con lui per 2 mesi, abbiamo portato a casa un patto che dice cose chiare. Leggetevelo, sono cose chiare, sono cose giuste, parla della stabilizzazione dei precari, parla della condizione del personale ATA, parla dell'abuso nei confronti dei facenti funzione, parla della necessità di organici adeguati, parla della necessità di salari adeguati, lo sappiamo quanto guadagnate, parla della necessità di stabilizzare l'organico Covid. Mia figlia ha 7 anni, ha avuto la fortuna di andare a scuola ogni giorno. Evidentemente sveglia perché mi ha detto che la sua bidella il prossimo anno non lavorerà. Perché, perché io sì, lo so, non lavorerà, però facciamo in modo che lavori. Non è una battuta. Le bambine e i bambini lo sanno cosa serve. Le studenti e gli studenti lo sanno, le studentesse e gli studenti lo sanno cosa serve. Quello che invece non si è capito è che cosa vogliono fare loro. Io ho un'idea, perché mi ricordo del governo Monti. Perché mi ricordo di Renzi, con una differenza, che adesso ci sono 13 miliardi che devono andare alla scuola e non come vogliono loro. E ricordiamoci, non è come prima, ci sono i soldi e dobbiamo pretendere che la spesa corrente continui in quella direzione. Da ultimo, a settembre, 112.000 carte prevacanti, 13.000, ha detto Marcello, insomma qua c'è chi è più preciso. 100.000
di organico di fatto? 213.000 posti che ballano, ma è questa la scuola che volevano? Ne copriranno 30.000, bisogna stabilizzare i precari. C'è poco da fare, non c'è un'altra soluzione. Il resto è ideologia inventata, costruita per costruire consenso politico, per raccontare alle famiglie che loro vogliono il bene, ma noi vogliamo avere insegnanti stabili, vogliamo avere una scuola funzionante, pulita. Questo serve. Allora, non abbiamo paura di nessuna parola. Io voglio tanta formazione, prima di tutto per chi va in ruolo, ma la voglio per tutto il personale, vera, non quello che abbiamo visto in questi anni, vera. Ma guardate, lo dico in tutta sincerità, il prossimo che mi dice che la parola sanatoria non si può pronunciare, gli dico che ha sbagliato e mi prendo tutti gli insulti del caso per una ragione semplice. Perché quando hai abusato dell'utilizzo di contratti a termine, il termine sanatorio è un termine giuridico, trasformato in una clava. Bisogna formare il personale, metterlo in ruolo, costruire dei percorsi di reclutamento costanti nel tempo, ciclici, fondati sulla programmazione, ma non sull'idea, e su questo chiudo, che i problemi si risolvono tra 15 anni quando il crollo demografico ci avrà consentito di avere il tempo scuola che vogliamo. Ecco, non si risolvono così, che è quello che vogliono fare. Diciamo di no, facciamolo insieme, proviamo a crederci nuovamente. Eccoci qui, piazza Montecitorio, Maddalena Gissi, leader CISL Scuola. Gissi, siete in piazza per dire cosa? Fondamentalmente vogliamo parlare e discutere con i politici che in questo momento, già in commissione, in quinta commissione bilancio, stanno discutendo del decreto sostegni. Vogliamo chiedere ai politici di assumere la priorità più volte annunciata, più volte discussa, di una scuola come il centro per il paese. E questa scuola ha bisogno di tutte le possibili soluzioni, perché il primo di settembre ci saranno talmente tanti posti per i docenti e per i precari, e non dobbiamo sottovalutare questa opportunità, né tantomeno dobbiamo lasciare queste classi ancora una volta vuote in attesa di procedure per le supplenze. Voi avete firmato un patto per la scuola, che fine ha fatto quel patto? Il patto è stato sottoscritto con tanti buoni intendimenti. Quando abbiamo sottoscritto il patto c'erano le condizioni, perché c'era una visione. Una visione strategica, breve, medio, lungo termine, collegata anche con gli investimenti del PNRR. Poi nelle stanze di Palazzo Chigi tutto è cambiato e qualcuno ha deciso, attraverso un calcolo di natura solo economica probabilmente e senza avere contezza di quello che avviene nella scuola, che un decreto poteva contenere misure insoddisfacenti, sia per chi deve essere assunto, sia per chi deve avere un'assegnazione provvisoria, sia per chi deve trovare una soluzione a un'assunzione come i facenti funzioni da tempo auspicata. Ci sono tanti vuoti, abbiamo bisogno di cambiare il decreto. 10 secondi, se il governo non cambia il decreto sostegni bis, cosa farete? Beh, vuol dire che vengono meno le condizioni del patto e in questa maniera dovremo ridiscutere con il ministro su quali sono gli obiettivi che vuole sostenere seriamente. Elvira Serafini, leader SNALS, perché siete in piazza oggi? Sta salendo la delegazione in commissione alla Camera, cosa chiederete? Chiediamo la modifica di questo decreto legge sostegno bis, perché ha creato tanti problemi per il mondo dell'istruzione. E noi abbiamo firmato il patto perché lasciava intravedere grosse prospettive di soluzioni di problemi, ma con questo decreto ci sono soltanto problemi di grande rilevanza per i precari. Non avremo a settembre la stabilizzazione delle cattedre che sono vacanti, abbiamo grossi problemi per gli organici, chiedevamo la stabilizzazione di un organico funzionale per non avere delle classi con numerosi alunni.
lo sblocco della mobilità e poi soprattutto l'assurdo che chi partecipa al concorso è inidoneo, non può riproporre la stessa classe di concorso la prossima volta. Serafini, il problema è d'accordo con noi, se si può dire che è il governo e non il ministero? Sicuramente sì, è il governo che ha creato questa situazione, il patto da una parte con la firma e questo decreto nello stesso giorno dall'altra parte, dove è un tradimento per il mondo della scuola. Anche i DSGA facenti funzioni, noi vogliamo la stabilizzazione, l'organico del personale ATA, ecco, i problemi sono tanti e chiediamo proprio con tutte le nostre forze una modifica o il ritiro. Noi siamo qui a Montecitorio, 9 giugno, manifestazione dei sindacati militari. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Pacifico, voi protestate perché avete presentato degli emendamenti al decreto sostegni bis, in particolare articolo 58 e 59. Quali sono velocemente le vostre richieste? Sono delle richieste che vogliono onorare il patto che il governo ha voluto siglare con le confederazioni sindacali, in particolar modo su cosa? Sulla risoluzione del problema del precariato. Bisogna in maniera permanente aprire un doppio canale di reclutamento per andare a reclutare anche i precari docenti inseriti in tutte le fasce delle graduatorie per le supplenze, le famose GPS, senza vincoli, se non quello di far conseguire l'abilitazione e la specializzazione per chi ne è sprovvisto, e poi andare a reclutare anche il personale ATA ed educativo come gli insegnanti di religione cattolica con un canale riservato. In secondo luogo, ma non meno importante, il tema della mobilità delle assegnazioni provvisorie. Bene avere ridotto da 5 a 3 il vincolo, ma il vincolo rimane ancora per le assegnazioni provvisorie. E questo è incredibile dopo 2 anni di Covid, di isolamento, e dopo 2 anni in cui in realtà i posti vacanti sono aumentati. Poi c'è il problema infine degli organici. Sugli organici non si può dire riapriamo in sicurezza, la DAD no, la didattica in presenza, le scuole non sono sicure. Anche a settembre ricontinueranno a non essere sicure, ci vogliono più spazi, ci vogliono meno alunni in questi spazi, e questo servirà anche per migliorare gli apprendimenti. Pacifico, un'ultima domanda, risposta flash: può essere l'occasione buona anche per risolvere il problema dei diplomati magistrali assunti e poi licenziati? Ma deve esserlo, dai dati che abbiamo, un inserito su 2 nelle GAE è ancora inserito con riserva. In molti sono stati assunti con riserva, alcuni sono stati già licenziati, altri potrebbero essere licenziati, ma che senso ha avere superato un anno di prova, la valutazione collegiale e poi essere licenziato? Si deve trovare una soluzione pure in questo, abbiamo presentato come ANIEF qui e degli emendamenti specifici, contiamo, se oggi i sindacati possono essere tutti insieme condividendo la stessa piazza, vuol dire che hanno anche un'idea comune di cambiare la scuola, delle proposte, ora sta alla politica a rispondere in maniera unitaria per il bene del paese. È un punteggio che viene dato al servizio che classifica la posizione del docente all'interno della stessa. Quindi noi docenti di quarto ciclo TFA assolutamente chiediamo che venga abrogato ed eliminato questo vincolo, perché lo riteniamo discriminante. E discriminare i docenti di sostegno che salvaguardano i diritti e la tutela dei ragazzi più fragili della nostra società è come discriminare gli alunni stessi, perché io l'anno prossimo non lo so se ci vado nella scuola dove ho insegnato quest'anno. Non è giusto, perché io ho preso un titolo di specializzazione per dare continuità a questi ragazzi, io lo faccio per vocazione, e come me credo che ce ne sono altri 40.000. Io non ho preso il titolo per passare sulla comunità, sono una pedagogista della disabilità, l'ho preso per vocazione e sinceramente me lo merito, come me, tutti. Grazie.